signori, spero stiate passando una buona serata in mia compagnia. Siamo in live da 4 ore, in realtà. Quindi, ragazzi, è arrivato il momento di buildare. Signori. Si torna su vite morte. E si builda come se non ci fosse un domani, l'avete capita? Perché vite morte, non per altro. Solo per quello, ragazzi. Ok. La schermata delle stagioni, ragazzi, avete visto come... come m'abbaglia. Ok. Lo facciamo a Ravenwood? Sì. Che dite? Lo facciamo a Ravenwood? Sì. Così almeno vediamo anche le vibes con il nuovo scenario, dai. Ha senso. Ok. Perfetto. Ok. Allora. Io non lo voglio fare troppo grande, eh? Non lo farò troppo grande, sappiatelo. Ovviamente abbiamo dei lotti 50x50, 64x64. Però, va bene così. E partirei, ragazzi. Partirei mettendo il filtro, perché comunque utilizzerò la maggior parte di oggetti, ragazzi, di vite morte. Capite bene che mi pare il minimo. Però cercheremo di dettagliare anche con gli altri DLC, eh? È qua. Direi che la build è finita. Signori, solo la staccionata vale tutto, sappiatelo. Allora. Vediamo un po'. Ok. Non ci sono piante nuove per esterni. No, ragazzi. Ci sono molte piante per esterni nel debug, come questi, che sono praticamente dei cespugli rosa, diciamola così. Però non ci sono tante piante per gli esterni. No, 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 ragazzi. Allora. Da dove si comincia? Beh, si comincia da qua. Questo in realtà è un cartello per gli eventi, di Ravenwood, ragazzi. Nel debug sì, ci sono molte piante, ragazzi. No, no, mi riferisco in realtà alla modalità normale. Nel debug ci sono diverse piante, assolutamente. Quello sì. Allora, per rispondere a Viviana, giusto, ti dico subito quanto misura la cripta. La cripta misura un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sì, è un 4x4. Ciao, Marzia, come stai? Ciao. Come stai? Intanto, Miriam, grazie mille per la sub. Grazie mille a tutti. È stata una bella prova. Come te la passi? È in live! Diciamo che sto dedicando tanto tempo al live, quello sì. Sicuramente a volte ci sarebbe il caso, in realtà, di dedicare un po' anche ai video. Ecco, le live sono decisamente toste e ti riprendono molto tempo, però poi ho scoperto che in realtà mi trovo a mio agio a farle. Poi ovviamente non devi chiedere a me, ma devi chiedere ai ragazzi in chat. E quindi sì, ho avuto la possibilità di chiedere la partnership e me l'hanno data e spero di andare avanti, spero di crescere, insomma, spero
vi piacciono i contenuti che porto in live. Davvero? Non ci credevo neanche io. Ma perché in realtà, come sai, come sanno tutti, è difficile per me buttarmi nelle cose. Poi, quando mi ci butto, insomma. Quindi sì, ti confermo comunque, Viviana, che è un 4x4. Quindi sì. Alla fine è andata, dai. Ok. Una roba del genere. Ok. Così. Il trucco dei debug in realtà sono due. Te li scrivo: bb.showLiveEditObjects e bb.showIdenObjects. Ovviamente dopo il trucco dei trucchi, ragazzi. Ovviamente dopo il trucco dei trucchi. Non mi fa impazzire. Ok. Si è levato il filtro, molto bene. Poi in realtà, ragazzi, io sto usando ovviamente una preponderanza di oggetti di The Sims 4 vite e morte, ma come vi ho detto più volte, pensate anche al fatto di avere in realtà, come dire, di avere in realtà anche le cose dei castelli medievali, insomma, è tanta roba, eh. Ora, io adesso builderò prevalentemente con questa espansione, ma se la mesciate agli altri, fidatevi che tutto di guadagnato, tutto di guadagnato. Ok. No, perché ragazzi ho le altre musiche in realtà in sottofondo. Se volete metto quelle di Sims 4, sempre che regga l'audio, perché a volte non regge. Se preferite le musiche di The Sims 4, ben venga. Le aumento un po'. Così, ragazzi. Meglio? Ditemi un po', eh. 2 anni impegnativi, diciamo. Ci sta. Ci sta. No, no, le ho tolte, ragazzi. Ho tolto la musica in sottofondo. Ho lasciato la musica di The Sims. Spero vi piaccia. Poi in realtà io qua potrei fare una roba più carina, in realtà. Potrei ricreare effettivamente la cripta.
Intanto Debs, benvenuto o benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Sto pensando se fare una sorta di mausoleo più grande. Vediamo un po', eh. Perché questa cosa mi piace. Fatemi vedere un po'. No, intendo dire, non so se voglio fare una sorta di, come dire, casetta particolare. Beh, intanto qua mi serve il debug, comunque. Show live edit objects e bb.show hidden objects. Perfetto. Allora, non mi ha preso ovviamente il codice. Non ho messo il codice. Testing. Sheets on. E bb.show live edit objects. E bb.show hidden objects. Ora dovrebbe averlo preso. Oh sì. Vedete, qua ragazzi, nel debug abbiamo un sacco di alberi, eh? Poi adesso andiamo a dettagliarlo meglio. Ma quello che volevo fare io era un'altra roba. Aspettate, eh? Non tanto questa, ma adesso li ho visti, poi faccio danni. Dove sta? Questa, ragazzi, è la torre cittadina, eh? Ma la troviamo anche nel debug. Volendo la posso fare anche un po' più piccola, forse. E mesciarla meglio a una struttura. Perché non lo so. Cioè, non lo so perché le lasciano nel debug, effettivamente. Effettivamente non ne ho idea del perché lasciano le piante nel debug. È vero, un po' strana come roba. Qua intanto cerchiamo di dare un attimo di profondità, più che altro con le zone dove possiamo trovare i simmini. Vedete, questi sono oggetti che richiedono dello spazio, ragazzi, per essere posizionati, eh. Quindi dovete ricordarvi questa roba qua, che richiedono dello spazio. Ovviamente qua potete anche fare delle robe del genere, eh? Certo che se ci pensate, chi si immaginava che saremmo arrivati a questo punto? Cioè, un'espansione del genere era inimmaginabile fino a qualche mese fa. E invece, guardate. Cioè, adesso è realtà. Che, ripeto, è un tema un po' particolare, può piacervi o no. Però, esiste. Cioè, sta arrivando questa roba qua. E quindi è stranissima come cosa. Molto coraggiosa, secondo me. Continuerò a dirlo. Un'espansione molto, molto coraggiosa, secondo me. Ok. Oh, qua c'è la fontana del... No, vai, questo non la mettiamo. Questo, ragazzi, è bellissimo.
Non so se l'acquisterei, ma ci sta. Cioè, ci sta, in molti ci sta che non la vogliate acquistare, perché giustamente non fa per tutti, non è per tutti questa espansione. È comunque un tema abbastanza macabro, un tema abbastanza adulto. Quindi ci sta che non a tutti possa piacere, eh? Ci sta tutto. Diciamo, guardate questo, come si mescia bene con le cose delle cose della campagna. È una sorta di balla di fieno, sì? Perché abbiamo visto che uno scenario, ragazzi, di Ravenwood è molto molto campagnolo. Cioè, guardate questi. Guardate sti cespugli nel debug. Cosa non sono, signori. Cosa non sono sti cespugli del debug. Aggiungeteci, ovviamente... Dovete aggiungerci anche le cose di vampiri o altro. E capite bene dove si va a parare. Sì, certo, ovvio. Ovviamente loro cercano di accontentare quelle più votate, ma anche quelle scartate comunque le prendono in considerazione, anche perché sanno che comunque a qualcuno possono piacere, eh? Quindi ci sta tutto che anche quelle scartate comunque le portino, ecco. È normale questa roba. È assolutamente normalissima come cosa, eh? Guardate, ragazzi. Volendo forse questi sono anche più carini. Ci sono un sacco di cancelletti qua nel debug che ve lo dica fa. Si mesciano meglio al contesto. Meglio di questo forse. Sì, con vampiri è spettacolare. Avete fatto il backup dopo l'aggiornamento e soprattutto state utilizzando un salvataggio vecchio e soprattutto avete rimesso delle mod dopo l'aggiornamento, non le avete mai tolte? Dovete vedere un po' cosa è successo, ragazzi. Dipende in realtà da tanti fattori, eh? Potrebbe essere un problema legato a diversi problemi, ragazzi. Non c'è una vera e propria unica soluzione, ecco. Salve, salve. Ciao, Johnny. Come va? Come stai? Aspetta, però. Questa la leviamo. In realtà no, perché sinceramente il fatto che sia Rabbit Hole va benissimo. La cripta è un oggetto importante, però come potevano in realtà poi aggiungere le cripte esplorabili? Cioè, oddio, sì, si poteva fare ovviamente aggiungendo degli scenari di caricamento, però va benissimo anche così, in realtà. Cioè, non trovo una cosa grave che le cripte siano rabbit hole, ecco. Secondo me, ovviamente. Ragazzi, sto cercando di fare un... ovviamente, un cimiterozzo con vita e morte. Ci proviamo. Vediamo un po' dove ci porta questa build. Intanto, Francesco, benvenuto alla nostra famiglia, nella nostra community. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in live. Come va? Come state? Che si racconta di ballo? Ditemi un po'.
Intanto grazie mille per i bit. Grazie mille davvero. Perché ti ha sospeso per 300 secondi dopo aver mandato i bit? Ma che fa Twitch? Sì, vero, potevano farla chiusa, potevano farla aperta. Quello sì, ragazzi, quello sì. Però. Ok. Poi vediamo, vediamo se cambiare i colori, eh. Sì, certo, ragazzi. So che c'è ovviamente la selezione. Certo che lo so. Era Control Shift. La selezione più importante del tetto, però va bene così. Strano però che non abbia risolto, avendo tolto... Perdonami, tutte le mod. Dovete un attimo vedere, ragazzi. Salve, anche a te non va la better build. Non ci ho neanche provato a metterla. Probabilmente perché ci sarà bisogno di tempo perché venga aggiornata. Quindi, ragazzi, no. Non l'ho provata, di solito la uso quando buildo, lo sapete, ma in questo caso aspetto, perché comunque ci vorrà del tempo per le mod, per essere aggiornate, quindi probabilmente ci sta che non sia ancora disponibile. Tutto qua. Tanta roba. Ma poi in realtà nel gameplay che stiamo facendo avete notato che lei è morta. Ma questa cosa non è brutta, in realtà. C'è una cosa bella. Perché ci ha dato l'incipit per fare diverse cose. Quindi, secondo me, è meglio. Meglio così. Ok. Le finestre, ragazzi, nuove sono bellissime. Le finestre nuove sono bellissime. Sarò di parte, ma mi piacciono un sacco. Riesco? No. Date. Devo un attimo capire qua come fare. Devo vedere. Dobbiamo capire in realtà come inserirla nell'impossible. Qua la costruisci? Stiamo costruendo un cimitero con The Sims 4, vita e morte, ragazzi. Stiamo buildando con la nuova espansione che vi ricordo esce il 31 ottobre, ragazzi. Vi ricordo, arriverà il 31 ottobre. Io adesso sto cercando di definire un attimo gli spazi, poi capiamo meglio come giostrarcela. Ah, ok, no. Questa va spostata di uno. Ma se vado a far così, no, non mi piace. In teoria sì, ragazzi, voglio fare una sorta di piccolo lotto dove appunto i sim possono fare i funerali all'interno del cimitero. Se anche, come vi ho detto, in realtà non ne vedo tutto sto gran bisogno, cioè secondo me si può fare un lotto a parte dove si possono celebrare i funerali. Non per forza devono essere all'interno del cimitero. Poi certo,
Ovviamente a livello logico ci sta, che all'interno del cimitero, come dire, ha senso che ci sia un luogo anche per le celebrazioni. Però non siete obbligati. Potete davvero fare... Sono vostre scelte in realtà. Potete fare entrambe le cose, secondo me. Guardate questa di finestra, ve la faccio vedere. Così sporge. E se la mettete, guardate dentro, ti viene fuori una nicchia che è bellissima. Ripeto, ragazzo, di parte, però. Mi piace un sacco. Mi piace un sacco, signori. Non ce n'è. Non ce n'è. A sto giro... hanno azzeccato. Hanno azzeccato su tanti fattori, secondo me. L'unica cosa che non mi piace è questa parte frontale. La struttura mi piace con la torre così, sì. Volendo si possono usare anche i muri tondi. Quali espansioni consiglieresti? Le tue preferite? Allora, se ti devo consigliare delle espansioni utili... Intanto, diciamo, se ti devo consigliare... Ci sentiamo presto, ciao Marzia. Dicevo, se ti devo consigliare delle espansioni utili, ti consiglio Cresciamo Insieme, Stagioni, Vita da Liceali, Lovestruck, che comunque aggiungono molto al gameplay. Se ti devo dire qual è la mia espansione preferita, ce l'hai di fronte. Che strano! Raghi, mi devo abituare, Dopo quanti anni da Oasi Innevata? È che è passato un bel po' di tempo. Guardate che Oasi Innevata ha superato tante espansioni, Prima di decidermi a dire una roba del genere. Poraccia. Cioè, posso dire? Cioè, Oasi Innevata comunque ha onorato il suo servizio. Adesso mi fa strano dire che la mia espansione preferita è Vita e Morte. Cioè, in realtà, ragazzi, è strano. Però è così. È così. Ma, signori, vi faccio vedere anche i nuovi tipi di tetto. Guardate il dettaglio. Guardate questa variante, ragazzi. E mi dite che non è magica sta cosa? Pensate di rifare la scuola di Regno della Magia con questa espansione? Guardate questa colorazione. Sono belle tutte, niente da dire. Ma guardate questa colorazione. Non eravate pronti a sentire questa roba, lo so, lo so. Lo so. Succede, raghi, lo so, lo so. Guardate quanto è magico. Cioè, guardate quanto è magica questa espansione. Sì, esatto, Greta, assolutamente. Poi è molto, molto soggettivo, Ovviamente il discorso è molto soggettivo. Vi faccio vedere anche le carte da parati, signori. È da piangere. Abbiamo questa con il dettaglio dei mattoni. Guardate il dettaglio del mattone. Oppure senza il mattonato. Però guardate che roba. Perché poi, ovviamente, c'è anche la variante da metterci sopra, no? Che è questa. Quindi, ragazzi, hai il mattone sotto. Probabilmente ho sbagliato. È questa. Ok. È il mattone sotto e quella senza i mattoni sopra. Cioè, guardate. Solo che non mi piace il colore che gli sto dando. E soprattutto non mi piace perché la parte migliore è questa. Pensate con i castelli. Pensate che cos'è con i castelli, ragazzi. È uscito 4 anni fa anche Oasi Innevata. Cioè, scusami, anche... Ecologia... Eh sì, perché mi sa che Ecologia è l'espansione prima di Vita sull'isola. Di Oasi sull'isola. Di Oasi Innevata. Di Oasi sull'isola. Ce la posso fare, ragazzi. Fatta una certa. No, dicevo, è vero, è vero. E poi...
Ah, ecco, questo può essere un problema. Questo, ragazzi, può essere un problema perché in realtà, eh sì, il tetto deve essere più piatto. Ora vi faccio vedere il motivo. È meglio che il tetto sia piatto, perché altrimenti potreste incorrere in dei piccoli problemini. Eh sì. Ok. Posso curvare questi però, eh? In modo tale da avere lo stesso effetto. Non mi ricordo il nome. Mi ricordavo il nome, raghi, non fatevi domande. Grazie. Ok. Perché, ragazzi, questo? Perché quell'oggettino di prima, aspettate, ci ho messo questo, sì, meglio. Quegli oggettini di prima funzionano meglio con i tetti piatti. Vedete? Ora, col tetto piatto io posso metterne più di uno. Probabilmente, sì. Dovete solo smattare un attimo. Poi... In realtà, ragazzi, ho fatto proprio il tetto sbilenco, quindi me la so pure cercata, in questo caso. Però... Ok. Cioè, ma che li volete di... Cioè... Cosa volete dire a sta roba, signori? Poi adesso, forse sto esagerando, con i pe... Ma che li volete dire a sta roba, signori? In questo caso dovrebbe essere proprio scuro, che riprende un po'... Eh sì, il colore del campanile. Hai visto? Buonasera a tutti. Ma poi li puoi mettere anche in realtà nel pavimento di casa. Lo scenario è magnifico, sì. Cioè, guardate i colori. Guardate che roba. Guardate che roba. Lo spazio per le lapidi c'è, ma vi ricordo, state attenti perché questi hanno bisogno di un 4x4, come la cripta, eh. Anche questi, ragazzi, state attenti quando li posizionate. Ecco perché hanno aggiunto i lotti 64x64. Vero, ve l'ho detto prima. In realtà voi potete anche fare dei cimiteri 20x15, vero? Però, ragazzi, è stato creato in maniera furba, cioè... In realtà avete bisogno di un lotto più grande per le vostre lapidi, perché altrimenti non ci stanno. È banale, lo so, però è così. Ci vuole un lotto più grande. Io adesso sto lavorando con un lotto relativamente piccolo per una questione che secondo me è meglio e lo dettagliamo di più. Però, quando lo farete voi, ragazzi, mi raccomando, badate bene anche a queste cose. Oltretutto, non vi ho fatto vedere le varianti, ragazzi. Cambia il tipo di terra, eh. Potete mettere la sabbia, potete, se siete asulani, potete mettere la sabbia, potete mettere invece degli altri tipi di terra, la terra smossa, potete davvero fare la qualunque, ragazzi, sappiatelo. Se tu metti solo le lapidi senza sto coso, cosa cambia? Niente. In realtà niente, solo che questo ovviamente è un po' più, come dire. È un po' più tematico perché lo puoi personalizzare e via. E ovviamente sì, ci sono i video del compra e costruisci con tutte le varianti, ragazzi, ovviamente. Come ci ricorda giustamente Laura, e ti ringrazio. Ma ogni sim potrà reincarnarsi oppure devono fare prima delle missioni specifiche? Possono reincarnarsi tutti, ma a patto che, ovviamente, te la guadagni la rinascita. La rinascita è il premio per il viaggio dello spirito.
Quindi i Sim possono reincarnarsi tutti, ma solo unicamente quando sbloccano la possibilità di farlo. Non possono reincarnarsi subito, eh? Dovete guadagnarvela questa roba qua. Ma quindi si può mettere la foto con queste vasi. Potete mettere le foto, potete mettere un vaso di fiori, potete mettere l'urna, potete mettere più oggetti qua sopra. Vi faccio vedere. Fatemi vedere, eh. Hanno 4 slot, probabilmente. Sì, ragazzi, hanno 4 slot. Quindi, volendo, voi potete personalizzarle, ovviamente, con i vostri sim. Ok. Ragazzi, scusatemi, eh. Ho intrasentito un tuono. Quindi sono dovuto scappare fuori a vedere com'è la situazione. Ok, ok, ok. Perdonatemi, ma devo un attimo accertarmi di tutto ciò. Allora. Qua, signori, ovviamente, però... noi possiamo anche avvalerci del gioco base. E il gioco base ci viene in aiuto in questo caso, eh? Fatemi trovare quello che sto cercando. Eccolo qua. Ok. Salvo. Spesso no, ma salvo. Salvo, salvo. Salvo a tutti. Ok. Qua ragazzi vado a dettagliare un attimo con altre tombe, insomma. Anche perché poi in questo cimitero possiamo mettere appunto le nostre lapidi. Vi ricordo ragazzi come funziona il cimitero, cioè... qua dentro voi potete rinominare la cripta e ovviamente assegnarla a una vostra famiglia. Se voi avete un salvataggio con 20 famiglie, esempio... potete mettere le cripte in più cimiteri e i membri della famiglia possono andare tutti nella stessa cripta, in modo tale da avere un lavoro un po' più certosino, ecco. Non si sente l'audio? Dicevo ragazzi, eccomi, eccomi, perdonatemi. Dicevo, voi nelle cripte potete mettere i vostri sim. Quindi vi ricordo che questo è un inventario di sim. E di lapidi in questo caso. È molto importante tenerlo a mente questo, perché altrimenti si fa giustamente fatica. Dovete ricordarvi anche questi piccoli dettagli. Il fatto che comunque avete giustamente anche lo spazio a cui badare. Sono stati fatti bene. Ecco perché le cripte ha senso che non siano attive ma siano rabbit hole. Perché sono dei veri e propri inventari. L'hanno studiato molto bene il cimitero, se ci pensate. Perché comunque ti permette di fare più cose e ti permette anche di avere delle funzionalità fatte in un certo modo, il cimitero, eh? Che non è così scontato, in realtà. È fatto bene come tipo di lotto. È studiato molto bene il cimitero. Ci metti le famiglie? No, no, è fatto a modino, in realtà, eh? È fatto, beh, studiato molto bene. Ripeto, questa espansione forse è la mia preferita perché giocandola, vedendola e studiandola sto notando che nulla è lasciato al caso. È proprio studiata, si vede che l'hanno proprio studiata l'espansione, secondo me. Perché comunque ha delle cose che... cioè si nota, no? Se le avessero fatte tanto per, non sarebbero risultate uguali. Quindi hanno pensato a tutto. E si vede anche, dal momento che è un'espansione molto vecchia, ve l'ho detto, questa espansione è vecchissima in realtà. L'espositore di teschi di zucchero. Dove posso trovare i teschi? Devi ovviamente
fare un'offerta per il Día de los Muertos e poi una volta che fai quello puoi collezionare i teschi. In che senso vecchia? È un'espansione che è nell'aria da tanto tempo, troppo tempo. Questa espansione doveva uscire probabilmente anni fa e si vede che ci hanno messo molto tempo a farla uscire perché ci hanno lavorato per molto, molto tempo in realtà, ragazzi. Non sembra, eppure si vede, è vecchia. Cioè, si parla del Tristo Mietitore, di questa espansione ormai da un anno. Probabilmente doveva uscire l'anno scorso. Ne hanno parlato al Maxis Motley dell'anno scorso e secondo me doveva uscire allora, ma hanno preferito rimandarla per vari motivi. E visto quello che è venuto fuori, ben venga. Sono molto contento che sia stata rimandata questa espansione, perché aveva bisogno forse di più tempo per essere fatta bene o comunque per essere studiata bene e quant'altro. È la dimostrazione pratica che chiedere è lecito, ma forse è meglio che non si accontenti la community. Nel senso, aspettate. Nel senso che sono molto felice che loro accontentino la community, ma devono prendere atto del fatto che per fare un'espansione ci va del tempo. Quindi va bene accontentare tutti, ma non va bene per forza far uscire le cose subito. Perché, ripeto, quando poi fanno le cose con calma, si prendono i loro tempi, il risultato è sotto gli occhi di tutti. E a quel punto lì ti dici, cavolo, forse è meglio aver aspettato. Perché in questo caso è meglio che si siano presi del tempo. Perché hanno fatto tirato fuori e hanno fatto uscire una roba che effettivamente merita. E secondo me se avessero fatto uscire prima questa roba non sarebbe mai uscita così dettagliata, così ricca. Non sarebbe mai uscita così. Perché sarebbe stata un'espansione figlia della fretta. Quindi ancora di più io sono contento che si siano presi il loro tempo per questa espansione. Perché davvero poi vedendola ho detto, cavolo, che bello. Sì, no, puoi fare il testamento, puoi fare mille cose, ragazzi. Ma scusa, ma il move object? Le torce queste, ragazzi, si illuminano bellissime, tipo con il fuoco. Bellissimo, bellissimo. Prima dei lattanti, beh, probabilmente anche prima. Non lo so da quanto tempo è nell'aria questa espansione, però si vede che ha richiesto del tempo per arrivare a noi. E meno male. Meno male. Avrebbero rischiato di fare un'ora, aspettate, qua mi devo accertare di una cosa, che però non so se riesco ad accertarmi. Sì, non illumina una mazza, perfetto. Non capivo perché non mi metteva le cose per bene, scusate, signore. Mi è venuto il dubbio che appunto fosse il move object il problema. E ripeto, buonasera a tutti, sto usando solo e unicamente le cose della nuova espansione, Sto usando solo quelle per adesso. Se adesso vado a meshare con gli altri DLC, ragazzi, si ride. Vedrete cosa possiamo tirare fuori dagli altri. Detto ciò, vi piace quello che sta venendo fuori come cimitero? Spero di sì. È un cimiterozzo particolare. Da quello che ho visto è molto carina questa espansione. È abbastanza, ma ripeto, io sono di parte, quindi devo star zitto. Probabilmente sì.
Sì, certo, adesso metto qualche panchina. Assolutamente sì, certo. Anche perché altrimenti, ragazzi, dove fanno gli appuntamenti romantici se non possono guardare il cielo dal cimitero? Quindi assolutamente sì. La mettiamo. Qualche panchina. Anche più di qualche. Ok. Ripeto, spero, ovviamente, ragazzi, con i miei tempi, capisco, cioè nel senso, capisco che ci vada del tempo. E da una parte forse è meglio che non vi abbia fatto vedere tutto, tutto nello specifico, forse, non lo so. Io spero che il lavoro che sto facendo, cioè portarvela in anteprima e vedendola, spero vi possiate fare un'idea. A prescindere che sia positiva o negativa, quello è un vostro gusto e non si discute. Spero nel mio piccolo di star facendo vedere tutto, cioè nel senso di togliervi i dubbi, che poi è quello che devo fare io. È quello il mio compito, no? Quindi farvi vedere quello che contiene, nel bene e nel male. Ti piace Vita e Morte? È la mia espansione preferita, Isa. È diventata la mia espansione preferita. Fare una serie di gameplay su YouTube? Certo. Dovrebbe uscire nei prossimi giorni. E come? Certo che la faccio. E ho anche poco tempo, perché in realtà poi il tempo utile, tra virgolette, è fino a venerdì. Nel senso che poi in realtà la vorrei portare in Early Access. O comunque cominciarla in Early Access, perché portarla tutta la vedo difficile, però portarci degli episodi in Early Access non mi dispiacerebbe affatto. Comunque sì, è diventata la mia espansione preferita. Qua, ragazzi, non vado a mettere tutte le tombe, le lapidi, perché ovviamente voglio lasciare la possibilità ai sim di metterci i loro cari, ecco, altrimenti si va a perdere un po' il senso del tutto. Quindi qua ne metto solo qualcuna. Qua, ragazzi, in realtà dovrei fare un'altra roba, che è questa. Lo spero, ragazzi, spero di avervela portata nel miglior modo possibile. Qua, signori, si comincia a ridere, giusto? Guardate che succede con vampiri. Guardate che succede a questa espansione con vampiri, ragazzi. Si trasforma. Ripeto, però. Ciao, Lore. Dicevo, ripeto, ragazzi. Vita e Morte vive di vita propria. Fa ridere definirla così. Però Vita e Morte vive di vita propria, non c'ha bisogno di altri DLC, per essere giocata. È perfetta da sola. Però, se avete altri DLC, lì è... E lì si trasforma tutta la questione. Qua si trasforma tutta la questione. Anche solo per dire le cose rovinate nei muri e quant'altro. Cioè, guardate cosa succede con tutti questi elementi. Ne abbiamo anche dell'espansione, di elementi decorativi atti a rovinare i muri. Ma guardate cosa succede. Con le statue di vampiri, ragazzi, cambia proprio tutto. Ma quindi in modalità crea un sim puoi anche fare i fantasmi? Sì, ma lo potete fare nel gioco base, ragazzi, perché quello è stato aggiunto nel gioco base gratuitamente. È uscito un free update che vi permette appunto di fare questa roba qua. Ok.
con le ragnatele. Hanno vita eterna i fantasmi? Sì. Però, in realtà, col percorso della vita, potete sbloccare la possibilità che non avete di default, in realtà. L'interno non l'abbiamo ancora fatto, ragazzi. Dicevo, avete la possibilità, con il percorso, il diario dello spirito, di sbloccare la possibilità di andare avanti. Quindi di trascendere ovviamente la vita e di andare nell'aldilà. Finché non sbloccate quella roba lì, però ragazzi, i fantasmi ve li tenete attivi nella vostra famiglia. Se decidete, ovviamente, di tenerli attivi, questo è ovviamente una vostra scelta, ecco. I fantasmi in questa espansione, ma anche l'occulto, inteso proprio come dinamica occulta, è totalmente un opzionale, diciamo. Se voi volete giocare questa espansione senza avere poteri fantasmatici, ma solo con le cose più realistiche, come ad esempio i funerali, eccetera, voi avete la facoltà di farlo. Questa espansione non va a togliere il realismo a The Sims, non è un'espansione sovrannaturale questa, ve lo ricordo. Questo è molto importante chiarirlo. Vita e morte non è un'espansione occulta come incantatori, vampiri e licantropi. Ha anche quella parte lì, ragazzi, se volete ovviamente giocare con la parte occulta. Ma vita e morte non nasce come un pack occulto. È un pack che ti permette di dar valore alla vita, ovviamente, di dar valore alla morte con i funerali. Ma tutta la parte occulta è totalmente opzionabile. Sì, certo, ci metto l'organo. Assolutamente sì. Sì, l'organo va messo, decisamente. L'organo va messo, decisamente. Quindi tengo anche a precisare questo, no? Perché ovviamente, vedendo il let's play, eccetera, uno può pensare, sì, vabbè, ma c'è la carriera di Tristo Mietitore, quindi... Per forza di cose occulta, non posso farci un gameplay realistico con questa espansione. Assolutamente no. È tutto opzionale. Quindi la parte del Tristo Mietitore è occulta. La parte, esempio... Non ti preoccupare, Laura, grazie mille. Speriamo di trovarci quando torni. Vediamo da quanto si protrarrà la live. Dicevo, la parte, per dire, dell'impresario di pompe funebri, se ci pensate, è messa di proposito proprio perché quella è più realistica. Una carriera realistica, una carriera no. Lo è meno, più che no. Quindi, insomma, è tutto da esplorare sto DLC. Hai entrambe le scelte, ecco. Buonasera a tutti. Quindi, ragazzi, è semplicemente una questione di scelte. Potete scegliere come giocarla, potete scegliere di giocarla in tutti e due i modi o solo in un modo. È davvero a vostra discrezione. E forse è per questo che è diventata la mia espansione preferita. Perché ha una tematica unica, ma vista sotto tante sfaccettature. E quindi mi piace questa roba qua. L'ho apprezzata particolarmente. Beh, sai, più che occulto, concordo con te, Johnny, rettifico. Non è un occulto da prendere come gli altri, ci avete ragione. È, diciamo, più una figura esoterica, forse, non saprei come definirla. Probabilmente occulta come gli altri occulti, no, c'hai ragione. Domani sei in live, in teoria, ragazzi, vediamo, ma... Domani sera, sì. Ci vediamo alle 21:30, ragazzi. Guardate che belli sti fiori. Guardate i colori, più che altro. Guardate i colori, quanto sono belli di queste piante. Sì, esatto, è quello il problema. È che stavolta hanno fatto una roba rischiosissima, perché sono andati ovviamente a toccare un NPC iconico del gioco. Ecco perché si sono presi il loro tempo per fare una cosa fatta bene, perché stavolta sono andati a toccare qualcosa di intoccabile in 25 anni,
dovete badare anche a questa cosa, concordo assolutamente con te, Johnny. Cioè, hanno toccato il tristo mietitore. Cioè, parliamoci chiaro, il tristo mietitore non è mai stato così importante su The Sims come lo è su The Sims 4. Quindi, ragazzi, sì, anche solo per quello questa espansione è una spanna sopra. Sì, certo, nel trailer torna umana perché probabilmente rinasce. Esatto, c'è la rinascita, ragazzi, come dinamica in questa espansione. Guardate che belli gli alberi, tutti di colori autunnali. Guardate le nuance autunnali che aggiunge questa roba. E poi ci sono colonne antiche. Bellissimo, anche il debug è bellissimo. Preferisco forse però quello di altri DLC di debug. Devo essere sincero, cioè non è perfetta. Ci sono delle cose che probabilmente preferisco in altri DLC, seppur, ripeto, è la mia preferita, non è che vuol dire che adesso è perfetta in tutto e per tutto. Come tutte le cose, ci sono cose che mi piacciono, cose che, tra virgolette, preferisco di altri DLC, ma tirando le somme per giocabilità, per quello che rappresenta, per quello che offre, è diventata la mia preferita. Però non in tutto, non è perfetta, secondo me, questa espansione, ma nessuna lo è. La corona di fiori, dove il Sim scava accanto a una tomba, c'è? In che senso, ragazzi? Questa è una corona di fiori che viene aggiunta per le commemorazioni, ragazzi. Mentre qua io posso già iniziare a personalizzare il cimitero mettendo già questi oggetti. Quindi io sulle lapidi posso già mettere le foto, se anche non hanno un sim, e poi quando giocate, quando gioco, eccetera, posso mettere le foto dei miei sim, ragazzi. Questo è totalmente personalizzabile. Ovviamente abbiamo varianti di colore per questa cornice. La possiamo mettere anche su un tavolo, anche sulle superfici, ragazzi, di casa, non per forza sulle lapidi o altro. Possiamo metterla un po' ovunque, un po' ovunque. La foto la dovete avere nell'inventario del sim? No, in realtà la foto la prende in quanto conoscente, in quanto vostro conoscente. Se voi conoscete un sim, a quel punto lì, ragazzi, potete appunto inserire la sua foto. Non dovete avere la foto del sim proprio, dovete semplicemente conoscerlo, ecco. Fanno vedere il sim che scava accanto alla lapide. Ah, ti spiego. Probabilmente quello è per il becchino. Ah, ok, sì. Certo, quella è un'interazione del becchino, ragazzi. Ho capito, perdonatemi, non avevo intuito. Non avevo capito cosa intendessi, perdonami. Sì, quella è una cosa importante. Ragazzi, io lo sto facendo anche velocemente. Non so neanche se vi piace come cimitero. Potrei fare di meglio, ma volevo renderlo un po' parco con tutte le zone dove poter camminare e quant'altro, ecco. Mi piaceva questa idea. Sì, certo, il 31, ragazzi, la metterò in galleria. Ovviamente non posso metterla adesso. Non avrebbe neanche senso metterla adesso, ma il 31 assolutamente sarà in galleria. Vi faccio vedere anche le varianti degli altarini in pietra. E sopra questi possiamo mettere lui, possiamo mettere lui, possiamo mettere un vaso di fiori, possiamo mettere delle candele, possiamo in realtà personalizzarle come più ci piace. L'altro giorno ho guardato il tuo video sulla lore del Tristo su YouTube. Volevo sapere se questa espansione aggiunge altra lore. A bizzeffe. Non tanto per il Tristo Mietitore, inteso come NPC, ma tante famiglie hanno la lore. Aggiunge molta lore questa espansione. Tanta lore. Tantissima. Vedrete quando faremo la collezione dei tarocchi, cose che sbloccano. Vedrete. Questo è un po' too much. Va bene per una festicciola, ma in un cimitero non ce lo metterei, Però ci metterei delle altre robe, sicuramente. Comunque sì, questa espansione aggiunge mucchi di lore.
Assolutamente sì. Signori. Forse li metterei qua in ingresso della cripta, eh? Guardate anche i colori. E farei un video a riguardo. E come? Certo, ragazzi, c'è un sacco di lore. C'è la storia di Alice, c'è la storia degli Spectre, c'è la storia di tanti personaggi. Farò un lotto per Halloween? Spero di sì. Spero di sì. Allora, in realtà poi il cannone, pss, se ci pensa, spara, ma tanto per in realtà. Sì, ormai mancano 4 giorni, arriva, ragazzi, ormai è arrivata. Poi, ripeto, dovrete dirmi voi se... Insomma, se vi piace, però... Ormai è arrivata per tutti. Qua un po' di lucette le metterei. La torre non si può fare dello stesso colore dell'edificio o viceversa? Oddio, credo di no, ma viceversa sì. Devo vedere però il colore. Aspettate, eh? Il colore un po' più scuretto serve. Credo sia questo. Aspetta, eh? Credo sia di questo colore. No. Più o meno questo colore. Perché questo in realtà non è mattonato, è pietra. Ma non è questa pietra. Per assurdo somiglia a questa. A quella di Enfordon Buckley. Sì, è questa. Così è più similare. O più simile. Così sì, è più simile, effettivamente. Comunque sì, c'è il cannone, ragazzi. Bisognerà capire a che serve sto cannone, però sì. Eh sì, forse così è l'ideale. Che dite? Metto quella con i mattoni più grandi negli angoli. Ci sta. Sugli angoli. Sì. Però se non riesco a trovare. Aspettate. Perché di Enford non abbiamo quella con i mattoni grandi sugli angoli. Sì, un po' più tetri li volete. Eh sì. Sì, decisamente. Sì. Troppo chiari a questo punto. Ovviamente le finestre le abbiamo in vari colori e abbiamo anche dei tipi di finestra, ragazzi, che sono spaccate o meno, eh. Ci sono quelle con i vetri rotti e quelle con i vetri... Ecco, tipo questa. Aspetta, che qualcuna rotta la mettiamo. Tipo
tipo questa la voglio mettere rotta. Ecco, questa è rotta. Con i vetri rotti. Quella a fianco... No, c'è questo, ma non è... non è così grande, credo. Ah no, questo! Perdonami, c'hai ragione. Qual era la colorazione? No, più scura? Sì, era questo. Ok, perfetto. Grazie mille. Non l'ho beccato, perdonami. Ora sì. Ora sì. È decisamente più dettagliata. Ci sta. Mettere un po' di ciuffi d'erba tra il verde e i mattoncini per terra per creare distacco. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Buonasera, dici di prenderla questa espansione? Io ancora sto pensando di prendere Ciudad Enamorada. Dipende, Leonora. Dipende se ti piace. Io ti direi di sì, ma perché, ripeto, a me piace particolarmente questa espansione. È la mia preferita, ma dipende sempre da come ci giochi, ecco. È molto difficile, in realtà, consigliare un gioco. Se voi mi dite... Maru, me lo consigli? Horizon Zero Dawn, esempio scemo. Io vi dico, sì, prendilo, è un capolavoro. E lì ti posso dire, sì, prendilo. Quando si parla di The Sims, è difficile, perché The Sims va molto a livello di gusto personale. Non è un altro videogioco. Quindi The Sims, se tu mi dici The Sims 4 lo prendo, io ti dico, certo, prendi The Sims 4. Se poi tu mi dici che espansioni compro, è lì un altro discorso. Il gioco base te lo consiglio caldamente. Mentre le espansioni non ti posso consigliare un'espansione specifica. Te le potrei consigliare tutte, per una questione di completismo, perché più espansioni hai, più il gioco è completo, e lì siamo d'accordo. Ma non vi posso consigliare le espansioni, perché quelle sono fatte proprio per una questione soggettiva. Se ti piace una cosa, compri quella, se non ti piace una cosa, non la compri. Cioè, non sei obbligato ad avere tutto su The Sims. E questo è il suo bel pregio, in realtà. Non è un difetto, è un pregio di questo gioco. Il fatto che non per forza sei costretto ad averlo tutto. Puoi avere solo le cose che ti piacciono. Quindi è un po' difficile come discorso, ecco, consigliarlo. Se mi dici, la prendo vita e morte, sì, ma ripeto, te lo dico da persona che la ama alla follia, però, che la sta amando alla follia, perché ancora la sto conoscendo anche io, eh. Però, per quello che ho visto, per quello che sto giocando, vale la pena averla, secondo me, però. Ma che mod usi? Nessuna, perché ragazzi... Non c'è l'obbligo di usare delle mod su sto gioco. Sfatiamo sto mito. Può anche capitare nella vita che non ci sia bisogno di moddare il gioco. Che non significa che le mod siano brutte, anzi. Però ragazzi, io non ne ho bisogno di moddare il gioco. L'unica mod che uso è la Better Build per giocare. Perché sinceramente a me il gioco va bene così. Mi dà un sacco di spunti per creare le cose e sinceramente non sento il bisogno di moddarlo. Quando sentirò il bisogno di moddarlo, e potrebbe anche succedere, ci mancherebbe, nel caso vi dirò che mod uso. Ma non è un obbligo usare le mod, ragazzi. Le mod sono una moda che vi siete inventati voi, in realtà, di giocare a sto gioco. Ma il gioco non ha nessun bisogno di essere moddato. Quindi, sì. Cioè, sembra quasi adesso che se uno non c'ha le mod è un cretino. Cioè, ragazzi, è assurdo. Ovviamente non mi riferisco a te, ci mancherebbe. Sto parlando in generale, non mi riferisco ovviamente alla tua domanda. E intanto grazie mille per la rosa. Ma sto notando questa propensione a davvero pensare che sto gioco senza le mod non ha senso di esistere. Io ripeto, non capisco. Non capisco davvero. Però magari sono io. La Better Build serve per aumentare l'inventario degli oggetti e per avere il debug sempre sbloccato quando si builda, in modo tale da non utilizzare sempre il trucco per sbloccare il debug. Quella è l'unica cosa che uso, ragazzi, su The Sims 4. E trovo la cosa utile, quindi
ripeto, anche io moddo The Sims 4, anche io gioco moddato, però solo per una questione di building, ma di dinamiche no. Non sento proprio il bisogno di moddarlo sto gioco, perdonatemi, ma va più che bene così com'è. Ma ripeto, anche questo, ragazzi, rientra su un fattore personale, eh. Non dico che sia giusto o sbagliato moddarlo, anzi. Dico semplicemente che per me non ce n'è bisogno. Per me, Marco, per come lo gioco io. Per me offre così tanto gameplay, così tanto ricco il gioco base e le sue espansioni che non ho bisogno. Sicuramente, però, posso immaginare. No, ragazzi, sulla Play non ci sono le mod. Posso immaginare però il perché ci sia questa propensione, ragazzi. L'unica, tra virgolette, l'unica risposta che mi sono dato è che probabilmente molti di voi non avete i DLC. Quindi se tu non hai DLC e hai solo il gioco base, allora usi le mod. Se anche le mod per funzionare, dipende dalle mod, hanno bisogno di altri DLC. Quindi immagino sia questa la propensione che c'è. Cioè, molte persone moddano il gioco perché non hanno acquistato i DLC. E allora lì è un altro paio di maniche. Cioè, in realtà lì viene fuori tutto un altro discorso che è ben diverso. Quindi ci sta pure, eh. Se non avete l'espansione, avete il gioco base, ci sta che moddiate il gioco per avere delle cose in più nel gioco, ecco. Quello ha assolutamente senso. Quindi, ripeto, è tutto un discorso soggettivo, ecco. Non è giusto o sbagliato, è semplicemente soggettivo come discorso. Quindi ci può stare. Però ripeto, se avete tutti i DLC, ragazzi, almeno per quel che mi riguarda, sto gioco ha tanto da offrire. Tanto da offrire. Magari, ripeto, sono io che la penso così, può essere, però... Ho il gioco base, esatto, quindi ci sta, se hai solo il gioco base ci sta che aggiungi le mod, certo, perché ovviamente il gioco base non offre la ricchezza che hai con tutti i DLC, quindi ci sta tutto come discorso, ecco perché ti dico, non è una questione di colpe o di critiche o altro, semplicemente è proprio una questione che ci sta che il gioco base non offra tanto. Per quello vi dico, è strano che mi si chieda in continuazione che mod hai, ma tu hai delle mod. Quindi, cioè, l'unica, ripeto, l'unica cosa che mi è venuto in mente di pensare è questa. Perché altrimenti, ripeto, la narrazione che dice che senza mod il gioco fa schifo non è assolutamente vera. Perdonatemi. Che sicuramente il gioco base non ti faccia fare alcune cose, è altrettanto vero, ma questo lo sappiamo. Dipende sempre da ciò che ci volete fare in un PG 12, cioè nel senso, bisogna anche pensare anche a quello. Se vi aspettate in un PG 12 che facciate le zozzerie, è normale che il gioco base non vi darà mai quella possibilità. Se invece pensate a un gameplay un po' più vario e diverso, bene o male nel gioco base, adesso tante dinamiche vengono aggiunte, ecco. Sempre lì, dipende da come ci giochi. Ho sentito della mod Wicked Wisdom. Infatti, tutti lì andate a parare, ragazzi. Cioè, è assurda sta cosa. Cioè, ragazzi, davvero. Cioè, è una roba... Perché me l'aspettavo? E torni lì. Cioè, tutti quella usano. Ma io non capisco, però vabbè. Cioè, si può giocare un gioco per forza per vedere le maialate? Non lo capisco, non lo capirò mai, sta cosa. Ci sta, ripeto, io non sono un puritano, non sono manco un santo, però... Cioè, ragazzi, sembra che... Senza che si abbia qualcosa da sfondo sessuale, sto gioco faccia schifo. Cioè, c'è il senso... Va bene tutto, ma... E mi piace il fatto che siamo pupazzetti di gomma. Ci mancherebbe. Se volessi il realismo da quel punto di vista, uno, non lo cercherei in un videogioco. Sarebbe estremamente triste. Ma due, soprattutto... Cioè, userei altri media.
Cioè, nel senso, da che mondo è mondo, signori? Ci si può arrangiare in altri modi, poi per carità. No, lo so, certo che fa ridere, ma infatti, ripeto, come sempre, anche adesso non mi sto riferendo a te, mi sto riferendo in generale. Noto questa propensione a rendere The Sims quanto più zozzo possibile. Cioè, io non capisco perché. Che vi hanno fatto di male i Sim? Perché non si accetta il fatto che facciano fichi fichi in maniera pudica? Cioè. Guardate con la roba dei Castellozzi. Me lo dovete dire voi, ragazzi. Che sto costruendo di bello? Spero si capisca. No, lo so. Ma infatti, ripeto, è una cosa molto, molto comune su TikTok, sui social. E ci mancherebbe. Ci mancherebbe, no, certo. Lo so che è molto, molto inflazionata, ecco. No, ma ragazzi, ma ripeto, il discorso è sempre lo stesso. Non c'è niente di male a moddare sto gioco. Cioè, nel senso, parliamoci chiaro, no? Cioè, non è che ci si deve giustificare se le usate, non le usate più, o le avete usate, eccetera. Cioè, ci sta. Ci sta tutto. È semplicemente che la community fa del dramma, ecco, tutto qua. Da una roba tira fuori una roba più grande di quel che l'è. Ogni DLC che esce si fa tanto di quel parlare, quando invece si potrebbe ridurre tutto a ti piace? No, e non comprarlo, fine. E in realtà si va dritti per la tangente, cioè, finito, fine del discorso. Cioè, ma ovviamente, ripeto, invece no, per ogni roba si deve fare un sacco, perché sono cattivi, ma quando mai? Ma ripeto, loro sono degli sviluppatori, pubblicano un videogioco, se ti piace lo compri, se no no, ma chi se ne frega dopo un po'. Ma questo vale per tutto, da una macchina a un elettrodomestico, eccetera, cioè, c'è anche meno. Ripeto, ragazzi, a volte davvero, cioè, è molto più semplice di quel che sembra il discorso. Vero, il pavimento con l'erbetta, ragazzi, è del kit dei castelli. Ma pensi che Inzoi supererà The Sims? No, non ne ha bisogno. Così come cioè, anche lì Inzoi è un simulatore di vita, quindi è un gioco dello stesso stile videoludico di The Sims. Non penso voglia superare The Sims, anche perché sinceramente spero bene per lui che abbia un carattere tutto suo, perché se poi si dovesse scoprire che in realtà è un gioco senza cuore, senza inventiva, senza nessuna idea innovativa per quel genere videoludico, farà comunque una bruttissima fine, eh? Le premesse ci sono tutte e non vedo l'ora di scoprirlo, perché sono molto incuriosito da Inzoi. Allo stesso modo mi aspetto che sia un gioco completamente diverso da The Sims, perché se si riduce ad essere una brutta copia di The Sims, sinceramente, ripeto, è destinato a fallire anche prima del rilascio, ecco, dopo un po'. La grafica realistica non può soppesare, in realtà, alle mancanze. Mi dispiace, quel gioco non ha bisogno solo della grafica realistica. Quel gioco, o qualsiasi altro gioco che si mette nel mercato dei simulatori di vita, ha bisogno di essere innovativo in tutti i punti, sotto tutti i punti di vista. Quindi speriamo bene, io spero sia un bel gioco, perché lo sto aspettando, ma quando arriverà non toglierà nulla a The Sims. Saranno due giochi completamente diversi, ecco. Mi auguro. Lo spero davvero. E di che, figurati? Ci sta, ragazzi, siamo in live, chiacchieriamo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, ragazzi, chiacchieriamo, Ci sta, siamo in live, è giusto chiacchierare, ragazzi. Altrimenti giocherei da solo, ecco. Ci sarebbe un silenzio di tomba, visto ciò che sto facendo, ma questo è un altro discorso. Dovrebbe uscire in early access entro fine anno.
non si sa, chissà, in realtà, a meno che non lo rimandino, e ragazzi, qualora lo rimandino, capirei, ma se non lo rimandano, in teoria, l'accesso anticipato dovrebbe uscire a fine anno di Inzoi, a fine di quest'anno. Ma io sospetto tanto forte che lo rimanderanno. Non so perché ho questa grande sensazione. Magari sbaglio, non vorrei tirargliela, non vorrei gufargliela, ci mancherebbe, poracci. Ma potrebbe essere che lo rimandino. Magari no, magari no. Ripeto, non parlo con malizia, profumo di intesa. Però. Potrebbe anche essere. Ma li hai e... li hai? Sai che non so mai come caspita si chiama l'AI? Allora, se lo dico in italiano è AI. Però in teoria lo devo dire in inglese. Quindi AI, l'intelligenza artificiale, dico, Non mi so fatto male un dito mentre gioco. In teoria si dice AI. Yay, un'altra roba. Salutiamoli. Intanto li ringrazio anche per avermi fornito The Sims 4 Vita e Morte in anteprima. In italiano è IA. Comunque, diciamo, quella roba lì, ragazzi, in realtà aspettatevela ovunque. Arriverà anche su The Sims 4 l'intelligenza artificiale. Lo sappiamo già. Quello, purtroppo, ragazzi, o per fortuna, non lo so come definirlo, è il futuro, ragazzi, è il futuro. Io adesso ho preso il telefono e questo, il mio telefono nuovo, è pieno di intelligenza artificiale, a differenza del padrone. Ma questo telefono è stracarico di intelligenza artificiale. Io adesso mi ci devo abituare a capire come funziona sto telefono. Però è stracarico di intelligenza artificiale questo telefono. È assurdo. Io poi la uso poco perché gioco poco, ma gioco. Ma comunque anche perché sono boomer nel cuore. Però è stracarico di intelligenza artificiale. Sì, è pauroso. Per dire, faccio una foto, uso la IA e mi cambia. Se, ad esempio, faccio una foto di due persone che si abbracciano con questo telefono, posso levare una persona, posso levarle tutte e due. Posso prendere il cielo dalla foto e metterci, che so, delle oche che cadono a terra al posto del cielo. Cioè, è una roba assurda. E lì c'è tutta la questione etica. Perché, ragazzi, le foto sono vere? Le foto sono false? Si va a fotografare un momento di vita oppure è tutto fake? Una bella diatriba. Che ovviamente vedremo poi nel corso dei prossimi anni, È una bella diatriba quella. E anche nei videogiochi. Cioè, il fatto che in Zoe, il fatto che The Sims, anzi, parliamo di The Sims. Il fatto che su The Sims, fra tot mesi, avrò la possibilità, grazie all'intelligenza artificiale, di mettere delle texture ai vestiti dei Sim, cosa comporterà? Comporterà che sarà bellissimo, ci divertiremo tutti, dirò, ti prego, metti sulla t-shirt del mio Sim un gatto che fa la cacca a forma di Plumbob e tutti a ridere. Sì, ma quello lo fa l'intelligenza artificiale, non lo fa un essere umano, e quindi capite bene che è falso. Quindi per cosa paghi? Paghi per uno strumento che in teoria ti genera delle cose che non sono fatte da mente umana? E quindi, ragazzi, la questione etica dove va a finire? Finiremo che compreremo delle cose fake, finiremo che compreremo delle cose fatte da un'intelligenza artificiale e non fatte dall'uomo. E quindi, ragazzi, che valore avranno queste cose? Migliore, minore o peggiore? E intanto, Becca, benvenuta alla nostra famiglia o benvenuto alla nostra famiglia o nella nostra community. Cioè, ragazzi, è un bel discorso questo da affrontare. Non è mica male come discorso, perché comunque... Da una parte è vero, è tutto bello, tutto sberluccicante, tutto nuovo, la IA sta entrando nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, eccetera. Ma dall'altra stiamo vendendo fumo, se ci pensate. È vero che sto comprando un DLC, però è un discorso un po' più complesso, secondo me.
È un discorso che può essere un po' più complesso di così. Adele, benvenuta alla nostra famiglia e alla nostra community. Quindi, da una parte, ripeto, mi spaventa questa deriva che si sta prendendo. Perché comunque tu non sai mai effettivamente cosa compri. No, ma certo che non è nuova come roba. Soprattutto, ragazzi, tengo anche a precisare un'altra roba. L'intelligenza artificiale, che chiamano intelligenza artificiale, la cosa più stupida di sto mondo, per fortuna non sono ancora riusciti a fare qualcosa che pensi da solo. Cioè, in realtà, ragazzi, l'intelligenza artificiale, che ovviamente c'è tutta la diatriba, eccetera, è la cosa più stupida del mondo. È semplicemente, esatto, la usano da anni, semplicemente è una sorta di strumento di ricerca più veloce, ma non è che ragiona per conto suo, eh? Il tavolo delle composizioni floreali? Vabbè, volendo, lo possiamo mettere da qualche parte, se vogliamo creare delle composizioni. No, 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 avere paura è un po' grammatica, è grammatica, è un po' grammatica è un'altra roba, certo, mi metto il programma, ragazzi. Dicevo, la situazione è grammatica. No, sicuramente drammatica, no, perché non siamo ancora a quei livelli drammatici. Resta sempre, appunto, la questione di un po' etica, ecco. Non poetica, un po' etica. Te, ragazzi, un cimitero... Drevi, ma non sarà capito, mi offendo. Ma davvero non sarà capito che era un cimitero questo? Grazie. No, sto scherzando, ovviamente. Sì, sì, è un cimitero, un cimitero. Guardate con le candelozze, ragazzi. Bellissime quelle del paranormale. Adesso metto anche il coso per la composizione, eh. Fatemelo trovare. Prima a far così. Spero vi piaccia, ragazzi, il cimitero. Non lo so, io ci sto provando. Eccolo qua. Però lo mettiamo dietro, raghi. Non dietro qua, però in un luogo dove non disturba troppo, tipo qua. Ah, e soprattutto un'altra roba. Ragazzi, l'otto cimitero, per essere definito tale, ha bisogno di alcune cose, di alcuni requisiti. Indovinate che mi sono perso. Indovinate cosa non ho messo nel cimitero. Vai, avete 10 secondi. Faccio il sondaggio. Votate, meglio di no. Tanto ci arrivate in 3 secondi. Bravi. Ovviamente. Cimitero. Eccoci qua. Qua ci vogliono anche due panche. È normale che non avevo messo il VC, ragazzi. Non sarei io. Davvero, con le candele potrebbe prendere fuoco tutto. Ci avete ragione, ma è bello anche il rischio. È bello anche il brivido alle volte. Il bagno, ovviamente, mi sono scordato. Certo, raga. Ci avevate dei dubbi? Avevate dei dubbi a riguardo? Mo dove lo metto? Ah, la bara, ma quella la mettiamo dentro. Bidone dei rifiuti, certo. Anche questi li mettiamo. Qua, ragazzi, possiamo metterne più di uno. Ok. Non ancora, ragazzi. Ora facciamo la parte interna. Forse possiamo farli dentro i bagni. Dai, che dite? Perché lui mi dice gabinetto, ma inteso come WC così. Vediamo un po' quanto è grande la questione. Concordo. Ma poi qua effettivamente c'è il becchino, raghi. Ma di che c'è bisogno di un WC? C'è il becchino, che è un NPC speciale, il custode, fa un piccolo forellino e si fa pipì lì. Concordo. Magari la 2 è un po' brutta da vedere. Ma la 1 dai, su via. La 1, ragazzi, ha messo un sacco di cespugli, ma chi ti vede? Ma la 2 è un po' un guai. La 2 è un guai.
Sì, volendo sì, potrei mettere per assurdo anche uno dei cespugli davvero, e lo conterebbe, credo, come roba. Però non lo farò, non lo farò. Per quanto... Perfetto. Quando lo posso fare, perché qua devo fare sta roba. No, qua. Grazie, Giueco. Molto bene. Qua mi rifiuto. Disse il netturbino. Devo far così, ragazzi. Altrimenti è un problema. Oh! Problema risolto. No, che molteplici... Beh, sì, queste le possiamo mettere, le crepe, va bene. Chi serve? Tanto qua qualcuno crepa. Quindi, ragazzi, va benissimo. È vero, è un tetto molto, molto strano. Vero? È un po' diverso dai miei soliti tetti, lo so, lo so. Perché volevo fare qualcosa di un po' più particolareggiato, eh? Beh, almeno abbiamo anche più spazio dentro. Anche perché adesso facciamo la parte interna, raghi. Questi non li ho ancora cambiati. Non ho ancora cambiato il colore. Qua ci vado a mettere i vetri rotti. Anche qua c'è il vetro rotto. Sì, quanto bello il vetro rotto. Ah, no, aspetta. Così. Anche qua c'è il vetro rotto. Sì, ragazzi, c'è di tutte le robe. Bellissimo. Ok. E anche questo forse lo metterei un po' più scuretto, se siete d'accordo. Sì, più che altro più rovinato lo metterei così. E stessa cosa farei per questo. Sì, più rovinato è meglio. Ok. Ora ragazzi, facciamo l'interno. Perfetto. Qua comunque sembra poco, ma di spazio ce n'è, ragazzi, Non sembra, ma qua spazio ne abbiamo. Ok. Si entra da qua. Perfetto. Qua vorrei avere la possibilità, ragazzi, di salire in alto, se siete d'accordo. Perché io sfrutterei anche questa non so bene come, in realtà, perché... Cioè, chi se ne frega? Qua io farei proprio una cattedrale, probabilmente. Sì. Meglio così in stile cattedrale. Sì. Il tetto sparirà, probabilmente, prima o poi. Ok, qua ci posso mettere delle statuine, qua ovviamente levo questa parte. Ok. E qua farei così. Vero, possiamo mettere un oblò sopra il gargoyle, vero? Un obloino, lo so io anche quale, quello di campagna, questo. Però tipo nero, tipo qualcosa di un po' scurettolo. Eccolo qua, perfetto. Non ci vado a mettere il comignolo che è meglio. Qua ragazzi, vediamo un po' dove mettere l'organo. Io qua ci metto il bagno, senti. Ci sto. Allora,
iniziamo a strutturare la questione. Ragazzi, vediamo un po' se riesco a strutturare quello che ho in mente. Quindi, ok, sì, ok, allora. Fatemi capire, ragazzi. Ci vanno i vampirozzi, grazie. E qua. Dai, mancano 4 giorni, ragazzi. Sta arrivando, sta arrivando. Allora, ho sbagliato. Celebrazione. No, è che vorrei fare tutto allo stesso piano, se riesco. Ok. Qua ci sta per fare... In realtà, tutti i discorsi. Sì. Salve, salve! Siamo in maratona da 6 ore. Ragazzi, abbiamo fatto un bel po' di let's play. Intanto, grazie mille, Caterina. Grazie mille a tutti per il supporto. Dicevo, anche l'Aniz. Dicevo, stiamo in maratona da 6 ore, stiamo portando in anteprima Vita e Morte. Abbiamo fatto un po' di let's play di Vita e Morte, ho visto i vostri sim. Ora stiamo facendo in realtà una prima build, ragazzi, con Vita e Morte. La mia primissima build, sappiatelo. Quindi sì. Ovvio, ragazzi, la bara serve ad ospitare all'interno le urne e, ovviamente, i sim che inviterete, tra virgolette, al funerale andranno davanti alla bara e faranno tutte le interazioni. Quindi sì, non è una bara come quelle dove si dorme, ragazzi. Questa è una bara diversa. Questa è la bara delle sepolture, non è la bara... Dove si dorme, dove si può fare fichi fichi. Sono due oggetti diversi, ragazzi. Rispetto all'altra. Questa è proprio creata per i funerali, ragazzi. Intanto Ross Geller, grazie mille per la sub. Grazie mille davvero. Grazie, grazie, grazie. Ok. Sto pensando. Beh, qua, ragazzi. Oddio. Potrebbe essere un po' too much. Però, ragazzi, sono italiano. Sono italiano e secondo me. Secondo me queste panche del mio matrimonio sono perfette per lo scopo. Perdonatemi, ma secondo me ci stanno benissimo in questo contesto, no? Hanno estremamente senso di esistere, ste panche. Sì, esatto, ci sono i bambini che ovviamente fanno il minuto di silenzio e quant'altro, certo, ragazzi. Ma è vero che su Play non posso mettere gli oggetti dove voglio come su PC? Odio sta cosa. No, dovrebbe esserci anche il Move Object su console, ragazzi.
Sì, volendo si può fare proprio un altare. Ripeto, ragazzi. Lasciatemi skillare un po'. Strano che non vi funzionino i cheat. Può essere che debbano sistemare, allora. Magari non vanno i cheat in questo determinato momento su console. Perché comunque i cheat ci sono anche su console. Quindi sicuramente è solo un problema temporaneo, allora. Che spero vada fissato a questo punto. Funzionano tutti tranne quello. E allora sì, può essere che sia proprio il trucco ad avere un problema. Il trucco specifico, ecco. Può essere, può essere. Eccoci qua. Ok. Puoi portare acqua al proprio mulino. E intanto Chiaretta, grazie mille per il quarto mese. Come sta andando la maratona? Buon salve, arrivi solo ora. Sta procedendo. Sta procedendo e spero vi stia piacendo, ecco. No! No, no, io buildo sempre con la griglia, ragazzi. Intanto Mai Sharona, grazie mille. Che bel nick. Grazie mille per il Prime, grazie mille a tutti ragazzi per il supporto. Grazie, grazie, grazie. Ora non so se effettivamente lì si è aggiornato. Credo di sì, signori. Potresti mettere un treppiedi con un quadro di una donna per far sì che sia il suo funerale. Beh, eccolo. Questo, ragazzi, è un oggetto cliccabile che aggiunge l'espansione che ti permette di mettere la foto della tizia o del tizio a cui stai facendo il funerale. Anzi, addirittura vi dirò di più. Se ne possono mettere anche più di uno, perché se io vado in questa sezione e vado a prendere, che so, dei piccoli altarini, tipo questo, quello che vogliamo, addirittura questa espansione, ecco, ne aggiunge proprio uno generico. Ma se io vado a far così e vado a far così, io posso anche mettere, guarda, vedi? Posso mettere anche qua la foto del di chi stai facendo il funerale. No, figurati, figurati, gioia. Ovviamente per farti vedere. Io invece non vi... Sì, è tutto personalizzabile, ragazzi. Intanto, Alessia, grazie mille per il secondo mese. Grazie mille, grazie mille. No, ve l'ho detto, è fatta a modino questa espansione. Grazie a tutti, ragazzi, davvero, Grazie, grazie. È fatta a modino. Guardate, hanno pensato a tutto. Oltretutto... Come si fa per sbloccare tanti oggetti? Con il debug, Christian. Devi usare due trucchi, te li scrivo. Il primo è questo. Testing cheats on. Seguito da bb.moveObjectsOn. E poi ci metti... 1, 2, 3. No, ho sbagliato. 1, 2, 3. E questo. Ci metti bb.showLiveEdit. Objects e poi ci metti infine non la z ma questo bb.showIdenObjects. Questi sono i trucchi per il debug. Non me lo fa mettere, aspetta, te li riscrivo. Testing cheats on. E questo ti serve per il trucco dei trucchi. Poi bb.moveObject. Dimmi che non prende il robo object on. Secondo me non li prende per il punto. Ah no, li prende. bb.showLiveEditObjects. Il terzo e l'ultimo bb.showIdenObjects. Perfetto. No, ragazzi, sto scrivendo sulla chat di TikTok. È l'ultimo che non vuole. bb.showIdenObjects.
è proprio l'ultimo che non gli piace. Allora te lo scrivo così senza il punto. Vai, l'ultimo è bb.show hidden objects. Ok, bb. Ok, dava fastidio quello. No, no, grazie Johnny, grazie mille davvero che mi stai dando una mano. Quali espansioni mi consiglieresti? Tutte quelle che secondo me apportano più profondità ai sim. Quindi, cresciamo insieme, come Game Pack vita da genitori, Lost Track, se ti piace ovviamente quella roba lì. Tutte le espansioni che rendono più unici i caratteri dei sim. Secondo me, sono quelle migliori, nel senso che sono le espansioni che effettivamente rendono migliore il gameplay. Non significa che siano le mie preferite, ma devo essere obiettivo, sono quelle che sicuramente hanno un loro perché. Ecco, tutto qua. Poi ovviamente dipende poi da quello che ti piace fare. Ci sono anche, come nessun risultato trovato. Che cacchio dici? Non sono tende. Ma com'è possibile non siano tende? Ma cosa sto vedendo? Ah, beh, questo ti dà il mostra tutto perché attivo il debug. Vabbè, chi se ne frega. No. Questa è una tenda. Ma che cacchio dici, gioco? Le stagioni, se non ce l'hai, sicuramente. Assolutamente, le stagioni sono la base, il gioco senza le stagioni non ha senso di esistere. Sì, ragazzi, perdonatemi. Era scontata stagioni. Cioè, se non hai stagioni è la prima espansione che devi prendere, secondo me. Assolutamente, concordo, concordo appieno. Ok. Mi sembra un luogo preposto a fare dei funeralozzi, questo. Spero di sì, ragazzi. Mi sto impegnando per renderlo macabro. Ecco, qua con l'organo a canne lì di fianco. Scusate, mi levo gli occhiali perché mi stanno bruciando gli occhi. E anche vita ecologica aggiunge tanto, concordo, ma fa più dinamiche. Mentre le espansioni che dicevo prima io vanno ad arricchire più che altro i cioè rendono più tridimensionali sim. Però Fre, concordo, vita ecologica è una delle mie preferite, quindi sono d'accordissimo con ciò che dici. Però se devo consigliare delle espansioni che rendono migliori i sim, allora consiglierei questi, solo per quello, però ragazzi, poi torni lì, è sempre soggettivo. Ma quanto sono belli gli oggetti di questa espansione? Tanto. Pensa di meshare bene anche i castelli medievali, si possono buildare bellissime cose. Sì, ragazzi. Vita ecologica un po' rompiscatole per me. Concordo, per tutti. Con stagioni è possibile decidere il tempo? Sì, perché puoi sbloccare la stazione meteorologica e ovviamente i sim possono smanettare per cambiare il tempo, ma c'è il rischio che muoiano. E però ovviamente c'è il cheat che ti permette di scegliere la stagione che vuoi. Scusate ragazzi, eh. Aiuto. L'organo, ragazzi, a canne è del Game Pack dei vampiri, che con questa espansione è la morte sua, l'avete capita? Scusate, sono scemo. Però, con questa espansione è un cimitero con chiesa. Allora, è un cimitero, con più che una chiesa, è un luogo dove fare i funerali. Eh sì, oppure adesso vado a sciacquarmi la faccia un attimo, tranquilli. Non so perché, probabilmente è lo schermo, ma c'ho pure gli occhiali. Sto notando che dopo un tot di ore comincio a lacrimare. Vabbè. Signori, succede, succede. Ovviamente non lo metto rosso perché non è una chiesa a luci rosse. Però, guardate anche questa di Lost Track. Questa, ragazzi, non è di questa espansione. Voi direte, sì, ma fa molto Messico sta roba. Vita e morte invece è la mia preferita, ragazzi. Questa espansione è diventata la mia preferita. Quindi, certo che ve la consiglio. Ragazzi, ma porca miseriaccia. Ah!
Non volevo piangere in questa live. Porca miseria. Oasi Nevada anche stupenda, però dipende dal gameplay che si fa. Fretti, odio. Sto scherzando, ovviamente, vi voglio bene. Ma non puoi dire Oasi Nevada è stupenda. Ho l'occhio rosso, sì, infatti, adesso vado a sciacquarmelo. Dicevo, Oasi Nevada è anche stupenda, però dipende dal gameplay che si fa. Meglio, meglio. Ho dovuto lavare un po' la faccia, signori. Ma non so, forse perché ho gli occhi chiari. Non lo so. E magari il PC mi dà più rogne. Sai che non lo so. Però ogni tanto mi capita di dovermi sciacquare gli occhi. Non ho manco il tempo per piangere ultimamente. Che miseria. In realtà queste sono le lacrime perché Fre mi ha chiesto a tradimento. Cioè mi ha scritto Fre a tradimento prima che Oasi Nevada era bella. Lo so, quando mi dite queste cose io non resisto. Poi è normale che mi emozioni e piango. È tutta colpa vostra, ragazzi, È colpa di Fre in questo caso. Vero, fenomeni paranormali e tanta roba. Concordo. Concordo, lo è. Ovviamente scherzo, Ok. Bellissima, secondo me il Regno della Magia è il game pack migliore occulto, È il game pack occulto migliore. Regno della Magia è fatto strabene, per quanto ami anche i licantropi. Ami anche i vampiri, ma Regno della Magia è una spanna sopra, secondo me. È il migliore. È proprio bello quel game pack, secondo me. Poi ovviamente, ripeto, questi sono i miei gusti personali, ragazzi, ve lo dico sempre. Ci mancherebbe pure. Però, secondo me, Regno della Magia è il migliore per ora. Aggiunge due quartieri, i poteri degli incantatori sono bellissimi. Insomma, è fatto benino. È fatto molto benino, secondo me. No, non ha aggiunto nuove statue gargoyle. No, per assurdo no. Non ha aggiunto statue. Ecco perché ovviamente la combo con i vampiri... Guardate anche le finestre dei castelli, volendo ci starebbero benissimo qua, Dicevo, ecco perché comunque la combo con altri DLC risulta tanta roba. Tanta roba. No, aspettate. Beh, qua ci metto qualcosa di semplice, Un'espansione che ti sblocca tanti oggetti. Oddio, bene o male se la giocano tutti, Se la giocano tutte le espansioni hanno i loro oggetti. C'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno. Ma bene o male le espansioni... Al netto del fatto che ti deve piacere poi l'espansione in sé, alla fine aggiunge... Tutte aggiungono i loro oggetti. È proprio una questione di gusto. Per dire, forse i miei... forse i miei DLC preferiti a livello di compra e costruisci sono Vita Ecologica, Cresciamo insieme ma stupito. Mi è piaciuta molto anche Vita da Liceali. Mi piace tantissimo Arredi da Sogno. Esatto. Quelli sono i miei DLC forse preferiti. Ma per assurdo mi è piaciuto di più forse anche il Compra e Costruisci di In Affitto rispetto a quello di Vita e Morte. I DLC che meno apprezzo
usciamo insieme e vita in città. E l'ho struck. E l'ho struck. Vi ho detto prima, no, di acquistare Colpo di Fulmine se volete dare profondità ai sim, e continuo a sostenerlo. Ma personalmente, per i miei gusti personali, Love Struck non è... non fa per le mie corde, ecco. Non ne ho fatto mistero di questo, lo sapete. Però è tra le mie espansioni meno preferite. Ma perché io non sono una persona troppo mielosa, l'amore, eccetera, il dramma, non è una cosa che mi interessa. Preferisco DLC diversi, però riconosco le potenzialità di Love Struck, ragazzi. Cioè, a livello di interazioni, dell'amore, eccetera, è qualcosa di estremamente utile. Quindi ve lo consiglio caldamente se vi piace il tema. A me non è piaciuto tanto, non mi ha fatto impazzire. Stiamo costruendo, ragazzi, un cimitero con annessa roba dove fare i funerali, con la nuova espansione, The Sims 4 Vita e Morte, che vi ricordo ormai... è davvero vicina, siamo davvero vicini, arriverà fra 4 giorni, quindi ragazzi sì, siamo vicinissimi al rilascio. Guardate. Un dettaglio come le macchie imbattibili che ha aggiunto il kit degli oggetti nascosti, quanto tornino utili adesso se mesciati con le altre cose. Ragazzi, è tutto collegato. Più DLC avete, ovviamente, più buildate, più potete dettagliare i vostri lotti. Questo, ragazzi, è un dato di fatto. Sì, esatto, i funerali li aggiunge dei Sims 4 Vita e Morte. Guardate questo. Non c'entra niente, ma guardate questo lampadario che si sono inventati per i bar. E ovviamente lo potete usare anche sopra un tavolo da pranzo nelle vostre case. Guardate che bello è questo lampadario, è fenomenale. Scusate, ragazzi, ho fatto una piccola digressione. Ma guardate anche i LED della cucina. Cioè, la cappa c'ha i LED sotto. Guardate. Vabbè, adesso non si vede che ci sono un sacco di luci, ma questa è luminosa, la cappa. E sono luminosi anche i mobili in realtà superiori di questa cucina. Grazie, ragazzi. Amo buildare. Spero vi piacciono le mie creazioni. Mi piace tanto buildare. Mi piace anche il gameplay, perché comunque, come dicevate voi, nell'ultimo anno si sono davvero impegnati per rendere anche il gameplay molto più ricco rispetto a prima. Però il build è la cosa che mi piace di più. Un tappeto sotto la bara? No, sto cercando in realtà un'altra roba, ragazzi, che non trovo. Eccola. Qua però chi si siede rischia di brutto. Non l'ho ancora messa su YouTube, arriverà credo nelle prossime ore. L'ho già caricata, ma devo metterla su YouTube. Assolutamente. I bambini con... la combini con tante cose, tipo Regno della Magia, a lavoro con il negozio di bar... con fenomeni paranormali, con gli occulti, anche con i licantropi, ragazzi, ci sta benissimo. Cioè, se io vado ad aprire il compra e costruisci dei licantropi, tutto quello che offre ci sta benissimo in questa build. Quindi, ragazzi, sì, si può davvero mesciare a tante tante cose. Qua abbiamo un'urna, ragazzi, ma questa è solo decorativa. La mettiamo qua per ricordarci, ovviamente, che questo è un luogo di svago. Però sì. Tra tutti i capitoli, il The Sims, il miglior gameplay. Tosta. Puoi far vedere la nuova mappa? Sì, certo. Ve la faccio vedere. Ah no, aspetta. Metto un attimo il VC, vi faccio vedere al volo Ravenwood. In teoria, con gabinetto lui intende questo. Dovrebbe bastare solo questo. Perfetto. Ci sta, proviamo a ridurli.
Ecco qua, questo è Ravenwood, ragazzi. Tre quartieri, uno più bello dell'altro. Questo che è praticamente un quartiere occulto, in un certo senso. Questa che è una cittadina, davvero sembra uscita da un telefilm. Questi che sono campi sconfinati un po' alla The Sims 4 Vita in Campagna. È uno forse degli scenari meno coerenti che abbiamo. Perché sono verdi quelle case? Perché, ragazzi, qua c'è un'aura di mistero. Ci sono proprio dei colori diversi, perché qua è un luogo molto legato ai fantasmi. Per farvi un esempio, no? Prendiamo Sulani, esempio scemo. Sulani è bellissima, ma come vedete i tre quartieri sono bene o male identici. Vado a Willow Creek, i tre quartieri sono identici. Vado nella stessa Ciudad Enamorada, i tre quartieri sono bene o male simili. Sì, è vero, sono un po' diversi anche a Ciudad Enamorada. Questo è un po' più cittadino, questo è un po' più aperto, questo ancora di più, ma sono uguali. Tomarang, che è bellissimo. Tomarang come scenario è bellissimo. Anche qua, ragazzi, è vero, sono diversi, ma sono uguali. Ma nulla è paragonabile a Ravenwood. Guardate Copperdale, che è fenomenale, è uno dei miei scenari preferiti. Sono tutti uguali. Guardate Ravenwood, cioè guardate la differenza dello scenario. C'è la parte sopra, oltre le nuvole, che è un'altra roba, completamente diversa. Mentre quella sotto, ragazzi, è qualcosa di completamente diverso ancora. Vi ricordo, ragazzi, è uscita una guida completa su YouTube, dove leggo tutte le descrizioni, tutto. Vi ho fatto vedere tutto ciò che l'espansione offre. Quindi, ragazzi, sì, è proprio diverso nel concetto. Tomarang, ragazzi, è lo scenario di In Affitto. E posso dirvi, forse In Affitto è l'espansione che mi ha deluso di più. Sapete? Ma non mi ha deluso per come è fatta, eh? Perché In Affitto spacca il sederino a Live with Friends del 2. È molto meglio di quella del 2. Mi ha deluso perché è uscita di fretta. Ve l'ho detto prima. Se io guardo questa espansione, riesco a dedurre il tempo che ci hanno dedicato per farla. Si vede in tutti i dettagli, in tutto. In Affitto è bellissima concettualmente, ma secondo me aveva bisogno di più tempo. Avessero preso un po' più tempo per fare In Affitto, sarebbe uscita meglio. E quindi mi ha deluso da quel punto di vista. Non mi ha deluso l'espansione. In Affitto è bellissima. E proprio perché Live with Friends è una delle mie espansioni preferite di The Sims 2, insieme a Funky Business, che sono le mie due espansioni preferite del 2, avevo aspettative di un certo tipo per In Affitto. E purtroppo non è per niente... No, Johnny, non sto dicendo che non mi piace. No, ci mancherebbe. Sto dicendo che è bellissima. Mi piace Tomarang, mi piace in realtà anche lo stile che viene aggiunto a Tomarang. In Affitto le cose da fare a Tomarang sono bellissime, niente da dire. Il compra e costruisci mi piace un sacco. Ma io avrei aspettato, aveva bisogno di un po' più di tempo In Affitto per uscire. Solo quello, ma deluso quello, il fatto che mi dà la sensazione che sia uscita di fretta rispetto a altre espansioni. Però non mi dispiace, cioè è bellissima In Affitto. Per quello vi dico, Ravenwood Vita e Morte ha settato uno standard dove io spero non si torni più indietro, ma ne dubito, ragazzi. Io non so quanto tempo abbiano loro per le espansioni. Sappiamo a oggi che la 18ª espansione è pronta, è finita. La 18ª espansione potrebbe arrivare nei primi mesi del 2025, anche a giugno, è fatta. Loro stanno lavorando e stanno limando la 19ª espansione in questo momento. Stanno lavorando a terminare, stanno ultimando gli ultimi lavori della 19ª espansione. Cioè, sappiamo bene o male che l'anno prossimo usciranno due espansioni, non una. Io spero
che siano cose diverse da questa, perché non vorrei mai un'espansione uguale a Vita e Morte. Questa è perfetta, non voglio, cioè perfetta nel senso che va bene, unica, non voglio altro, uguale. Ma spero che ci sia almeno la stessa attenzione. Mi auguro che queste espansioni che usciranno abbiano richiesto tanto tempo, tanto quanto questa, perché davvero si vede la differenza tra Lovestruck, si vede che Lovestruck è sì bella, ma è uscita di fretta. O meglio, non uscita di fretta, non ha la stessa attenzione. In Affitto non ha la stessa attenzione, ecco perché mi ha deluso, lo dico in quel senso lì, ragazzi. Non si sa di cosa si tratta, ovviamente, sappiamo solo che ci stanno lavorando. E ripeto, noi sappiamo già oggi che usciranno 7 DLC dal 31 alla prossima espansione, ma ripeto, non è questa la sede e neanche il momento giusto di parlarvi di queste cose. Adesso godiamoci The Sims 4 Vita e Morte, ma noi sappiamo già, è liccato, il fatto che usciranno 7 DLC dal 31 ottobre alla prossima espansione. 7 DLC vuol dire che probabilmente 4 saranno kit su 7, o anche 6 su 7 saranno kit, e quello che rimane può essere un game pack o uno staff pack, probabilmente all'inizio dell'anno, e poi magari verso maggio, tipo aprile, mi aspetto l'espansione. Però sappiamo già che usciranno 7 DLC. Quindi ragazzi, quello vi dico. Spero che si siano presi del tempo, perché ripeto, io adesso, voi non potete ovviamente capirlo, e io mi auguro, con quello che sto facendo in questi giorni, di riuscire a trasmettervi questa roba. Cioè, quello che io vorrei da queste live, da questo Early Access, dalla possibilità che ho di portarvelo in anteprima, non è convincervi a comprarla o convincervi che sia bella questa espansione. Quello non mi interessa. Non mi interessa in realtà convincervi che sia bella questa espansione, anche perché non sono nessuno per dirvi dovete comprarla, vi deve piacere per forza. No, quello, ragazzi, è il vostro gusto. Quello che mi vorrei augurare da quello che faccio in questi giorni è che io vi riesca a far percepire com'è fatta, quello che offre e com'è stato fatto. Cioè, io spero che da qua al rilascio voi mi diciate: grazie Maru, grazie a te, ho capito com'è stata fatta, com'è stata studiata, cosa contiene. Mi fa schifo e non la compro, e va benissimo così, questo è un vostro diritto, ma spero mi diate come feedback di contro il fatto che sia stato chiaro nel mostrarvi le potenzialità che ha, che vi piacciono o meno, e come è stata fatta. Quello è la cosa che più mi interessa di questo Early Access. Perché, ripeto, io lo percepisco perché la sto giocando. Voi non la potete percepire perché voi non ci state giocando. Quindi è difficile. Se ce l'aveste anche voi, sarebbe diverso. Il fatto che non ce l'abbiate spetta a me farvi capire certe cose, proprio perché voi non ce l'avete ancora. Quindi, vedendola nel video, vi potete fare un'idea. È quello che mi preme, ragazzi, spiegarvi di questa espansione. Non mi va di convincervi e dirvi è bella o brutta. Quello lo decidete voi. Se voi mi dite: Maru, questa espansione mi fa schifo, lo accetto. Non lo condivido, perché a me piace. Però, ragazzi, lo accetto come giudizio. Però è giusto che voi capiate che è una spanna diversa dalle ultime espansioni. Si vede proprio che è un prodotto diverso, si vede proprio che è stata sviluppata per tanto tempo. Si vede, è una roba diversa dalle altre, ragazzi. Nel bene e nel male, ma è diversa. Hanno settato un'asticella che, ripeto, spero non vadano più sotto. Però sono molto fiducioso di questo. E perché, direte voi? Perché, ragazzi, l'hanno già dimostrato questo. E sapete come l'hanno dimostrato? Con gli staff pack. Sì, esatto, ci sono un sacco di tipi di tombe in più. L'hanno dimostrato con gli staff pack perché, se avete notato, da quando è uscita Portento del Punto, gli staff pack hanno preso il volo. Si poteva dire, vabbè, Portento del Punto è più ricca degli altri, sarà magari un unicum. Ma no. Dopo Portento del Punto, ragazzi, come staff pack abbiamo avuto Fenomeni Paranormali, che per assurdo è fatta meglio di Portento del Punto. Poi abbiamo avuto Frenesia ai Fornelli, e anche lì, ragazzi, è uno staff pack perfetto per essere uno staff pack.
poi ragazzi, con Creazioni di Cristallo, secondo me hanno spaccato di brutto. Cioè, Creazioni di Cristallo forse è il mio staff pack preferito. Io ci ho fatto una serie di video da 15 video, tutti da 40 minuti di gameplay, ragazzi. Cioè, Creazioni di Cristallo è uno staff, è un game pack. Avesse avuto un mini scenario, Creazioni di Cristallo è un game pack. Ovviamente uno dei primi, ragazzi, non degli ultimi, ma è un game pack. Ormai gli staff pack stanno diventando game pack. I game pack spero diventino delle espansioni, e le espansioni stanno diventando sempre più grandi. Quindi, da quel punto di vista, io ho molte buone vibes. Che comunque, in realtà, il livello si stia alzando. A livello di ricchezza, a livello di qualità. Ecco, lo spero. Spero questa non sia un unicum, ecco. Lo spero, ecco. Tutto qua. Spero non sia un unicum, perché, ripeto, questa espansione merita. Vediamo cosa si inventeranno dopo. Tutto qua, ragazzi, tutto qua. È vero, Frenzy ai fornelli è per assurdo meglio di Cucina Perfetta. Concordo, ragazzi. Concordo, no? Ripeto, io spero nel mio piccolo di riuscire a mostrarvi quello che deve essere mostrato di queste espansioni. Non mi va di fare dei video, delle live, o dei reel, o dei TikTok, o quello che volete, dove vi dico: ah, queste, ah, è la mia espansione preferita, ah, adoro queste espansioni. Ci riescono tutti, io non sono quel tipo di persona. L'adoro come persona. L'espansione, e anche a me viene da urlare e dire l'espansione della vita, questa, per me. Ma non mi sembrerebbe carino nei vostri confronti vedervi davanti a una persona che si mette a urlare e dice: ah, bellissima, la odio, senza darvi un minimo di contesto, ecco. Spero di darvi un minimo di contesto, di avvalorare delle tesi con degli argomenti, ecco. Quello sì. Mi piacerebbe riprendere in mano i ristoranti. Mi piacerebbe molto. Quindi io spero di riuscire a farlo nel miglior modo possibile, cioè darvi un metro di giudizio che non sia semplicemente un parere personale, ecco. Tutto qui. Poi c'è ovvio che vogliono tutti i refresh, certo, ragazzi. Guardate che io non capirò ancora perché hanno abbandonato quella roba lì, ragazzi. Fidatevi. Quella roba lì io non l'ho ancora compresa. E non lo so, non lo so. Cioè, non capisco perché lì abbiano fatto un passo indietro. È una cosa perfetta. Anche perché, ragazzi, parliamoci chiaro, hanno aggiunto due aspirazioni di vita a Un Giorno alla Spa. Hanno aggiunto le maschere. Cioè, è vero, in realtà è stato un bel refresh, non prendiamoci in giro. Però potevano continuare su quella via lì. Dovevano spingere su quella via lì. Non ti dico di far solo refresh, perché capisco che ci devi anche vivere di questo lavoro. Siamo d'accordo tutti. Non sono un bambino, ho 34 anni. Capisco che una casa videoludica deve comunque vendere, ragazzi, Va bene tutto, ma non è che si lavora per la gloria. Quindi io capisco che ovviamente i DLC devono uscire, che comunque devono fatturare. Io tutto questo discorso lo comprendo, ci mancherebbe pure. Però ogni tanto, se facessero un refresh, sarebbe carino. No, non era così tremenda. In realtà era un qualcosa che dovevano fare più di una volta, il refresh. Quando loro hanno proposto il refresh, in realtà, era una cosa che dovevano fare più volte, in realtà. Dovevano refreshare più DLC. Poi hanno cambiato idea e quell'idea lì è un po' andata a morire. E non si sa perché. È un peccato. È un peccato. Ma ragazzi, oggi è 27 ottobre. Dietro l'angolo c'è il Maxis Motley. Io voglio capire cosa ci propineranno l'anno prossimo. Ho tanta paura. Però ragazzi, l'anno prossimo è il 25esimo anno di The Sims. Non di The Sims 4, ovviamente. Di The Sims. E lo stanno preparando in pompa magna, sappiatelo. Quindi ragazzi, l'anno prossimo secondo me si rida.
L'anno prossimo si ride. Non credo aggiungeranno chissà cosa, o forse sì, ovviamente, ragazzi, essendo di The Sims e non di The Sims 4, mi aspetto il ritorno di MySim, mi aspetto diversi prodotti, ovviamente, non solo di The Sims 4, ma di The Sims in generale. Preparatevi, guardate che non manca troppo al Maxis Motley, è dietro l'angolo. È dietro l'angolo. Quindi, se ride... Qua ragazzi vorrei commemorare la pipì, ovviamente. Anche perché è un bagno pubblico, quindi che ci metti in realtà? Ci vado a mettere le cose di a lavoro, perché è un bagno pubblico. Quindi qua ci vado a mettere questo, qua ci vado a mettere questo, qua ci vado a mettere l'estintore, ragazzi. In un cimitero l'estintore, raga, è un tocco di classe, posso dirlo. È un tocco di classe l'estintore in un cimitero, eh? Perché anche lì dovrebbero refreshare anche gli altri, in teoria, di NPC. Non è detto che non lo facciano, ragazzi. A volte fanno delle cose e poi fanno altro, per vari motivi, per schedule, per nuovi progetti, ragazzi. Pensate che sta per uscire un film, comunque, di The Sims. Anche il film comunque avrà preso gran parte delle energie di buona parte del team e quant'altro, eh. Non è che lo fa Margot Robbie, sì, lo fa lei, ma comunque ci sono anche le persone che contano dentro Maxis, c'è EA di mezzo, quindi insomma ci sta, sono comunque anche impegnati su molti fronti, quindi bisognerà capire anche quello, ecco. Deve uscire, ragazzi, un film di The Sims. Hanno annunciato un film di The Sims, ragazzi. Non si sa quando uscirà, probabilmente 2026, ma uscirà un film su The Sims, un live action. Quindi, ragazzi, loro sono anche molto, molto impegnati su vari fronti. Quindi è tutto da capire. Lo metto, raghi. Lo metto. Metto il tizio che è morto in bagno. E so anche quale mettere, purtroppo. Voi mi date le idee, purtroppo io so anche come realizzarle. Fermi tutti! Lady Mimsy, no. Per quanto sia caruccia, no. In bagno, no. Eccolo qua, guarda. Eccolo qua. Pace all'anima sua e ovviamente ci guarda e ci giudica nel momento del bisogno. Perché ragazzi non sapevo come riempire il bagno. Perdonate, è un bagno pubblico. Siamo ancora in live per 1:24, ragazzi. Siamo ancora in live per 1:24. No, certo, le cose che fanno è... Beh, Maurizio Alberghini... No, no, lui non è Maurizio. Soggetto misterioso, raghi. Dovete immaginarvi un po' le cose. Dovete immaginarvi le cose. Fatemi pensare se bene o male ci siamo. Allora, sto pensando a cosa si può fare nei funerali. Si può anche brindare, quindi in teoria io ci dovrei mettere un bar, però mi sembra un po' too much. Ho tanta paura di vedere il film. Dicevo, ma chissà poi, non lo so se quando uscirà il film magari si avrà la possibilità di vederlo. Non so come funzionerà, magari faranno una premiere per i creator, non lo so. Magari mi inviteranno a vederlo in anteprima, Non lo so. Ovviamente non in America, ovviamente, perché costo troppo. Sai com'è, sono dall'altra parte del mondo. Però non lo so come funzionerà. No, ma rinfresco no, poracci. No, sto pensando più che altro alle cose da fare. Secondo me va bene così. Secondo me va bene così, ragazzi.
È la prima build, ci sta. Poi prenderò confidenza, ragazzi. Con sto DLC si può davvero creare la qualunque. Quindi aspettatevi le peggio robe. Le carte dei tarocchi. No. Cose di sim, no. Cioè, tipo quadri di sim, non ce li vedo, ragazzi. Perché comunque è pur sempre un luogo di culto, in un certo senso. Quindi non vorrei rovinarlo con delle cose inutili a muro. Ci sono anche i quadri del Tristo nuovi, per carità. E m'ero scordato di te. Guacon in affitto, vero? Le tracce di muffa. Ragazzi. Preparatevi a buildare la qualunque con sta roba. Qua addirittura abbiamo anche le macchie di Strangerville. Cioè, guardate tutte le cose come si mesciano bene per rendere le cose macabrine. Bellissimo. Bellissimo. Guardate quanta personalità, ragazzi, abbiamo dato. Vero, lo standardo dei vampiri ci può... vedi che alla fine torni sempre lì? I vampiri si mesciano benissimo. Sì, gli arazzi. Sì, l'arazzo dei vampiri è perfetto. Questo ci sta. Ok. Ah, e qua su, ragazzi, volevo mettere delle statue. Aspettate. Sempre di vampiri. Uno qua. Ragazzi, questo è il mio primo lotto. Ovviamente, ragazzi, appunto, ne vorrei fare di più grandi, vorrei fare dei lotti un po' più dettagliati, è solo l'inizio, però direi che come inizio me lo faccio bastare. Un piccolo cimitero, un 30x30 sicuramente. Un cimitero che vado a salvare con delle cose simpatiche, tipo su terra consacrata, su spettrale, su maledetto. Centro vampiresco non lo so se mettercelo. Pace e tranquillità sì, ma è eterna, quindi no. Lo lascerei così. Ma no, abbiamo già messo la foto, Gabri, non infierire. Spero, ragazzi, vi piaccia il lotto. Acque criptiche si chiama il lotto. Io ovviamente vado a salvarlo in galleria, poi, ragazzi, ovviamente, il 31 ve lo condivido. Non lo chiamo acque criptiche, lo chiamo... vita e morte prima build. Ok. Lo salvo in galleria e poi, ragazzi, ve lo condividerò a tempo debito. Me lo fa salvare, sì, perfetto. No, 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 no. Fermi, non ci voglio credere. L'hanno fatto? L'hanno fatto? No! Ma scusa. Ma è uguale agli altri? Sì, solo che ha le coppette. Ah, ok. Sai che pensavo avessero cambiato la preview delle case? No.
Ok, perché mi sembrava più bella delle altre preview, ragazzi, delle mie case. Lo sapete che io quando faccio, metto le preview delle mie case, sono tutte storte, sono tutte di lato. No, no. Ok, ok. Non ho cambiato niente. Perfetto. Ottimo, ottimo. Qua, ragazzi, vi ricordo il timer, ragazzi, per estendere la maratona. Cosa andremo a fare adesso? Impossible? No, vi faccio vedere. Una cosa un po' diversa. È arrivato il momento, ne sento il bisogno, e credo sia arrivato il momento di portare anche altri contenuti. No, ragazzi, in scaletta, signori. Concordo. Ragazzi, anche a me. Perché la challenge non esiste. E io vorrei crearne una nuova. Dopo l'Astro Challenge, dopo l'Impossible Life, che ragazzi continuerà, dopo Vado a Vivere nel Bosco, che tornerà, il 4 novembre rinizia su D-Max, vorrei creare insieme a voi oggi la quarta challenge. Stavolta non la penserò solo io, la penseremo insieme, anche perché, come vi ho detto, io amo le challenge di The Sims 4. La 100 Baby Challenge, la Decades, le conosco tutte. Ma voglio sempre creare qualcosa di mio unico che non ho mai visto fare. Perché, ragazzi, vorrei appunto, in realtà, portare una nuova serie challenge mia, nostra e unica. Quindi, ragazzi, ora ce la creiamo insieme. La nuova challenge. E vediamo! Secondo me questa espansione potrebbe dare adito a diverse idee, eh? Vediamo un po', ragazzi. Quindi, datemi un secondo, chiudo The Sims, datemi un secondo e arrivo subito, eh?